Volevo semplicemente farvi presente un'altra possibile interpretazione di cui avete sentito parlare della psiche umana di un famosissimo allievo di Freud, il famoso Jung, no? Carl Gustav Jung. Mi sembra importante dirvi due parole su questo Jung per farvi vedere innanzitutto che gli stessi identici fenomeni che Freud interpreta in un modo si possono interpretare in un modo diverso. Quindi tra Freud e Jung chi ha ragione e chi ha torto, chi fa scienza e chi fa chiacchiera. È difficile dirlo, visto che entrambi non dimostrano in maniera conclusiva quello che dicono, no? E poi è famoso Jung perché in un certo senso recupera una visione che può ricordare Schopenhauer o addirittura Platone. Quindi, insomma, vi dico tre cose di Jung. Vi dico i tre modi in cui Jung ha riformato la dottrina di Freud. Prima, diciamo, riforma, la famosa libido, che inizialmente anche Jung chiama così, Jung si fa una domanda che sicuramente vi siete fatti anche voi. Ma se questo fruit, no, si chiama Parfurlan, no? Ma se questo pure fruit, cioè questo bambino ha questa libido libera che non può neanche essere diciamo, spesa per la riproduzione e che lui usa per mettersi il dito in bocca, per compiacere la mamma, andando in bagno, facendo i suoi bisogni e anche per giocare, per fare altre cose, per scrivere, imparare a scrivere, a parlare. Ma no, adesso la faccio per un po' così, un po' comica, per far sì che voi vi ricordiate. È come se Gustav, che era un allievo di Freud, che poi rompe con Freud, Gustav Jung andasse da Sigmund e dicesse: "Ma Sigmund, ma scusami, perché la devi chiamare per forza libido, energia sessuale? Chiamala energia psichica neutra, un'energia che noi abbiamo, che può andare in tutte le direzioni, compresa quella sessuale. Quando uno diventa pubere, cioè passa attraverso la pubertà, sviluppa gli organi sessuali, eccetera, eccetera, a quel punto lì vuole riprodursi, vuole anche trarre piacere sessuale perverso senza riprodursi, si divertirà in quella maniera. Se vuole giocare, fare giocare a football, fare sport, o dipingere quadri o fare la scelta, spenderà in quell'altra maniera. Cioè, perché dobbiamo per forza contraddistinguere come sessuale quell'energia? Quando tu stesso mi dici che viene spesa in molti modi metaforici e traslati rispetto a quello sessuale, è chiaro, dice Jung a Freud, che tu hai un presupposto materialistico positivistico. Pensi che siamo animali destinati alla riproduzione, ma tu, da psicologo, dice sempre Jung, non dovresti decidere che noi siamo animali piuttosto che esseri spirituali. Limitati a quello che osservi quando fai il tuo lavoro di psicoanalista. Uno soffre perché magari è stato abbandonato, diciamo, dall'amorosa, quell'altro perché ha perso il lavoro, cioè ognuno ha le sue motivazioni. No? C'è questa libido che non riesce a gratificarsi, chi sul lavoro, chi nel campo, magari anche sessuale, ma non necessariamente solo nel secondo. Perché dobbiamo chiamare sessuale una libido che in realtà è una pura energia che in alcuni casi neanche può estrinsecarsi sessualmente, per esempio nel bambino? Chiamiamola energia psichica e basta, non diamole questa connotazione. Tutto il resto va bene, insomma, no? Quindi Jung non accetta questa interpretazione di Freud che è materialistica. E anche, come posso dire, diciamo, riduce l'uomo ad un animale, no? Jung dice: non è che io sono necessariamente credente, anche se Jung lo era, no? Non ho una visione spirituale, però deve poter fare psicoanalisi o psicologia con una persona che crede in Dio e pensa di avere un'anima immortale. Non è che solo quelli che pensano che siamo solo corpo devono fare psicologia. Quindi non andiamo da noi da psicologi a fare i filosofi e decidere se hanno ragione gli idealisti piuttosto che i materialisti. Limitiamoci a aiutare le persone che soffrono a fare i conti con la loro anima, no? Senza discutere cosa sia quest'anima fino in fondo, perché è questione di carattere filosofico. Quindi vedete, Jung rifiuta le premesse materialistiche. E questo è un primo passaggio. Secondo passaggio, secondo Jung, in base ai sogni dei suoi pazienti, molti dei nostri sogni evocano immagini che non hanno a che fare con contenuti rimossi, immagini comuni a tutta l'umanità e che si trovano in tutte le culture, per esempio l'immagine della madre, del drago, del serpente
serpente che si morde la coda, il serpente Uroboros, l'immagine della stella, del cielo, del mare, del sole, insomma, avremmo delle immagini che lui chiama archetipi, tutti quanti nella nostra psiche inconscia, che non sono qualcosa di cui abbiamo fatto esperienza come individui, ma di cui la specie ha fatto esperienza nel corso di milioni di anni. Questi archetipi sarebbero nel nostro inconscio e ci chiederebbero qualche forma di gratificazione. Per esempio, avremmo tutti l'archetipo della madre e del padre, no? Un lato maschile e un lato femminile. Se io sono troppo macio, no? Per così dire, nella mia vita, come dire, cosciente, vuol dire che sto, come si dice, reprimendo il mio lato femminile. Starei meglio se, come dire, gratificassi l'uno e l'altro lato, no? E così, se non so, sono troppo razionale e calcolatore, non posso essere felice perché il mio lato artistico e sentimentale viene represso. Quindi, secondo Jung, avremmo questi lati, diciamo, spesso contraddittori, ambivalenti nell'anima, di cui parlano spesso i miti. Nei miti antichi parlano di questa ambivalenza, no? Di certi simboli che sono sia positivi che negativi, a volte, no? A seconda dei casi, per esempio il serpente, no? Che è il tentatore di Adamo ed Eva, ma è anche, diciamo, divinizzato presso altre culture. Quindi avremo questa natura ambivalente interiore, saremmo maschi e femmina, aggressivi e miti, avremmo tutte queste caratteristiche e dovremmo cercare di mettere in equilibrio queste caratteristiche, trovando ciascuno di noi, individualizzando questo inconscio collettivo che contiene questi archetipi, il nostro equilibrio. E quindi non si tratta di gratificare o meno l'istinto sessuale, ma di trovare un equilibrio tra tutto ciò che la nostra psiche ci chiede di fare. Tutta una serie di istinti, desideri, non solo di carattere materiale, anche di carattere spirituale, che chiedono di essere soddisfatti. Secondo Jung, se uno è troppo, diciamo, spirituale, probabilmente ha ragione Freud, sta reprimendo degli istinti e farebbe bene a gratificarli, ma neanche la pura e semplice abbandono alla propria istintualità più, diciamo così, materiale può essere segno di salute, perché andrebbe a, come dire, non gratificare un lato di noi che domanda invece un bisogno di carattere spirituale. Insomma, questo qua è Jung. Vedete, si parte dalle premesse freudiane, ma correggendo l'idea della libido, no? Non è più sessuale, ma è qualcosa di più aperto, e pensando che l'inconscio sia abitato da archetipi che ricordano le idee platoniche, no? Qualcosa di universale ed eterno che ciascuno di noi potrebbe raggiungere, però di cui non siamo consapevoli, essendo noi abitati da questi archetipi, dovremmo cercare di mettere in equilibrio ciò che ciascuno di questi archetipi ci chiede, no? Di essere padre e madre, di essere questo e quell'altro, no? E adesso non posso andare nel dettaglio, ma insomma così. Ad esempio, lui è quello che ha introdotto la differenza tra introverso ed estroverso. Tutti usiamo queste parole, no? C'è chi è più introverso e chi è più estroverso. Ma stiamo attenti, dice Jung, perché quelli che sono estroversi, che sono sempre amici di tutti, sono in realtà persone che hanno un lato profondo che sfugge a se stessi e agli altri, su cui dovrebbero lavorare. Perché hanno anche un lato interiore molto profondo che però non vogliono guardare. Quelli che sono troppo introversi, che sembrano non considerare gli altri, spesso sono persone molto preoccupate del giudizio che gli altri danno di loro, no? Sono timidi perché hanno paura di sbagliare, che gli altri li possono giudicare, si chiudono in se stessi, ma perché hanno paura degli altri, per cui in realtà hanno un lato inconscio in cui gli altri sono molto presenti nella loro vita, no? Per cui chi è introverso da una parte è estroverso da quell'altra e viceversa, no? Consciamente o inconsciamente. Quindi siamo tutti tutto e tendiamo a far vedere solo una parte di quello che siamo. Chi fa vedere troppo una parte sola si ammala, perché non tiene conto che siamo anche il contrario di quello che sembriamo, no? Questo è un po' il messaggio. E la cosa curiosissima, esatto, cioè, che Jung ha introdotto anche un altro concetto, che è quello di sincronicità. Ad esempio, può succedere che io, non so, pensi, mi verrebbe in mente che bello sarebbe adesso andare di là e mangiarsi una pasta asciutta alla carbonara, no? Senza che io abbia assolutamente mi sia messo d'accordo con mia moglie. Vado di là e mia moglie mi ha preparato la pasta asciutta alla carbonara, senza assolutamente averlo concordato con me. Oppure una cosa che mi è successa a me, veramente, io stavo andando in autostrada, a un certo punto accendo la radio e in quel momento alla radio si parlava di Sant'Ostino di Livenza, no? Che è una cittadina lungo l'asse autostradale che porta da Udine a Venezia. Mentre
quella radio diceva questa parola, io vedo il cartello autostradale con scritto Sant'Ostino di Livenza, no? Questi fenomeni qua si chiamano fenomeni sincronicità, no? Oppure un'altra volta mi era successo che sogno una certa cosa, il giorno dopo mi sveglio e la vedo, ma come facevo a sapere prima che l'avrei vista dopo, no? E, secondo l'interpretazione più corretta, sono pure coincidenze, no? Però chi le vive è posto, è condotto a riflettere. La cosa curiosissima che vi faccio notare è che avevo dei dubbi se farvi o no questa piccolissima lezione su Jung, e anche in particolare non sapevo se parlavi di questo concetto di sincronicità. Ieri sera, per puro caso, ho aperto la televisione e in un programma televisivo si parlava di sincronicità, al che ho pensato, beh, ma se mi si parla di questo vuol dire che devo parlarlo ai miei studenti. Ecco qui un altro esempio di sincronicità sulla stessa sincronicità, cioè la stessa parola sincronicità mi è stata, l'ho, come dire, ascoltato in una trasmissione televisiva mentre io pensavo se farvi oggi la lezione sulla sincronicità. Un altro caso misterioso, perché Jung, che sotto sotto era uno abbastanza platonizzante spiritualista, come avete capito, pensa che la nostra anima sia al di fuori del tempo, quindi i fenomeni di precognizione, anche dei sogni, nei sogni premonitori, eccetera, sarebbero sogni, fenomeni reali dovuti al fatto che l'anima non sta nello spazio e nel tempo, quindi può conoscere cose prima che queste si verifichino. Anche Kant la pensava così, no? L'io è al di fuori dello spazio e del tempo, che sono solo i modi attraverso cui lui fa conoscenza della realtà. Ecco, Jung quindi è interessante, non approfondiamo, ve lo lascio come semplicemente uno appunto per riflettere sui limiti eventualmente di Freud, no? Per vedere che Freud non è detto che abbia detto l'ultima parola. È un interessante autore che ci mostra come le stesse cose su cui Freud ha studiato, perché Jung parte da Freud, prende in esame gli stessi casi, no? Però possono essere visti in una luce completamente differente, a proposito della relativa scientificità della psicoanalisi, no? D'accordo? Allora, per quanto riguarda il rapporto tra Jung e Freud, avete tutti colto le differenze, però volevo avete apprezzato, quasi tutti mi avete apprezzato, Jung per quanto riguarda il fatto che la libido non ha solo carattere sessuale, come sarebbe dimostrato dal fatto che i bambini non hanno gli organi sessuali. E però avete avuto dei dubbi, almeno la maggioranza, su questa strana teoria dell'inconscio collettivo e degli archetipi. Chi ha parlato di sincronicità ha sostenuto che i fenomeni cosiddetti sincronici sono casuali, dovuti a coincidenze. Allora, sì, tutto molto interessante. Allora, due precisazioni. Allora, è chiaro che dire che la libido è un'energia psichica generica è molto più semplice, è molto più, come dire, comodo, no? Perché non si va a scomodare la cosiddetta sessualità dei bambini e si sembra di ritornare a una visione abbastanza anche ovvia, appunto perché è troppo ovvio che, secondo me, andrebbe un po' riflettuto. Io direi, facciamo una specie di esercizio, come dire, soggettivo, ognuno di noi, e voi siete più vicini di me a quella fase, si ricordi di quando era bambino? Siamo proprio sicuri che non avevamo qualche, come posso dire, curiosità sessuale? Ecco, questa è la domanda. Perché vi dico questo? Perché Freud è stato accusato proprio di questa sessualizzazione del bambino, ma non l'avrebbe fatto se non avesse avuto una serie di evidenze cliniche di questo genere, no? Quindi, come dire, ha scoperchiato una, una possibilità, mettiamola così, che nessuno aveva preso in considerazione. E, diciamo, cosa dicono i freudiani e gli junghiani? Che gli junghiani rimuovono, no? Reprimono, si vergognano, no? Interviene il superio, dell'esistenza di questa dimensione di sessualità infantile. Quindi accusano i loro colleghi di avere esercitato una forma di rimozione nei confronti di questa tensione sessuale dei bambini, per cui sono scesi a patti con quello che la società chiede, cioè di ignorare o, come posso dire, trascurare questa dimensione, perché è spiacevole, irritante, come posso dire, è contraria al buon costume. Quindi notate che spesso la accusa reciproca tra i psicologi è che ognuno di questi gruppi accusa l'altro di patologie in cui sarebbe in corso, no? Valutate voi, però probabilmente chi di voi ha apprezzato questa teoria di Jung sarebbe stato accusato dai freudiani di, come posso dire, volere negare, no? L'esistenza di questa sfera sessuale dei bambini, perché la cosa ci mette leggermente in imbarazzo, avete capito? Comunque, questa è la questione. Per quanto riguarda la seconda questione dell'inconscio collettivo, sì,
naturalmente una teoria un po' particolare, un po' balzana, non è detto che sia vera, molti di voi l'hanno considerata un po' così eccessiva, così come la sincronicità. C'è qualcuno che ha visto che Jung, una specie di figura legata all'esoterismo, alla spiritualità, un po' oggi si direbbe New Age, no? Legata a quei gruppi che vedono dappertutto fenomeni trascendentali, mistici, no? E quindi per non cadere nella padella della sessualità e del materialismo è finito nella brace di una spiritualità più o meno fumosa. In effetti c'è questo rischio, perché molti seguaci di Jung hanno, come dire, molte persone che fanno esoterismo, no? Che seguono gruppi esoterici, si ispirano a Jung, no? Inconscio collettivo, archetipi, eccetera, perché fa gioco. Però Jung, secondo me, non è proprio da associare direttamente a questi gruppi. E come ho risposto ad alcuni di voi, vorrei farvi alcuni esempi per farvi capire il punto di vista di Jung. Immaginate, no, che io, anzi no, vi dico, io sono del segno zodiacale dei gemelli, no? E se voi foste astrologi o credeste all'astrologia, pensereste che, essendo io un cosiddetto gemelli, come mi dovrei comportare? Come è tipico dei gemelli, cioè, per esempio, essere ambiguo, falso, ipocrita. Comunque, insomma, avrebbe delle caratteristiche il gemelli, no? Anche molto leggero, cambia idea spesso, fa molti viaggi, e ci sono caratteristiche, così come il capricorno, lo scorpione, ognuno ha delle caratteristiche. Allora, uno che crede in queste cose pensa che dalla costellazione arrivino degli influssi, per cui uno che è nato in queste caratteristiche, se poi aveva Saturno nella prima casa, Marte nella terza casa e, non so, Giove in Capricorno, nel tema natale, no? Cioè, quando è nato, ed è ascendente e qualche altra cosa, allora avrebbe certe caratteristiche. Allora, chi crede pensa che siano influssi astrali, dagli astri proprio, no? Cosa dice Jung? Non è tutto questo, gli astri non c'entrano niente. Tu sai consciamente o inconsciamente che sei un gemelli, sai consciamente o inconsciamente che il tuo tema natale è questo, e ti comporti di conseguenza senza rendertene conto. Cioè, il fatto di sapere, di avere questo tipo di configurazione astrologica di tema natale, ti condiziona inconsciamente e ti comporti come se questi influssi astrali ci fossero. Non è che esistono influssi astrali, è che tu credi che ci siano, e lo credi a livello inconscio, perché è un archetipo molto potente, no? L'influenza degli astri sulle persone. Perciò, senza volerlo, ci capita di essere come il nostro segno prescrive che noi siamo. Ecco perché spesso quelli dei gemelli sono così, non perché ci siano influssi dalla costellazione, ma perché inconsciamente uno che sa di avere quelle caratteristiche si comporta in modo conseguente. Altro esempio: se voi pensate che il numero, io ho fatto l'esempio del numero 7, porti sfortuna, quando c'è il giorno 7 del mese vi succede di tutto. Ah, quindi è vero che il 7 porta sfortuna? No, siete voi che sapete che il 7, credete che il 7 vi porti sfortuna, e inconsciamente, quando è il giorno 7, vi succede di tutto perché siete distratti, nervosi, siete preoccupati, fate in modo che vi succeda di tutto. Pensate quando uno, non so, sta per sostenere un'interrogazione e dice: ah, non ce la farò mai, non sono preparata, non sono preparato, oddio, mi farà quella domanda che non so. Quando uno ha questo stato emotivo, cosa gli succede durante l'interrogazione? Che prende un voto basso. Perché? Perché senza volerlo finisce che porta il discorso proprio sugli argomenti che non vorrebbe che venissero toccati, perché senza rendersene conto è come se lanciasse dei messaggi del tipo: non parliamo di questa cosa qui, o comunque è nervoso e preoccupato, e questo sicuramente non aiuta a essere lucido e brillante. Quindi cosa succede? Succede la cosiddetta profezia che si autoavvera. Quando uno si convince di certe cose, quelle cose lì poi sembrano che siano vere. Quindi Jung è come se, non dicesse quelli che fanno esoterismo, spiritualismo, una ragione. E Jung dicesse: vi spiego perché c'è un sacco di gente che fa esoterismo e spiritualismo. Perché c'è tutta questa gente che aderisce a questi gruppi esoterici? Perché c'è un bisogno psicologico di gratificare questa dimensione archetipica. Quindi lo considera un'esigenza psicologica, quella di andare a messa o praticare
diciamo, cristalloterapia o fare pratiche esoteriche. Non è che queste pratiche hanno un fondamento reale, sono del tutto, esprimono dei bisogni del tutto psicologici, per cui non hanno alcun fondamento. Ma il fatto che molta gente fa queste cose non può essere spiegato solo come una traslazione della sessualità, fa parte di una nostra propria esigenza di spiritualità che non deriva dalla spiritualità, cioè è come se noi avessimo un'esigenza di spiritualità anche se lo spirito non esistesse e fossimo solo materia, però questo nostro cervello ci domanda di credere a queste cose bizzarre, quindi Jung cerca di capire come mai in noi esiste questa spinta. E vengo un'ultima cosa, gli archetipi per Jung non sono le idee platoniche, possono essere paragonati, però sono qualcosa che sta nel nostro cervello e si è evoluto nel corso di milioni di anni all'interno della specie, quindi non sono frutto dell'individuo ma della specie. Ecco perché nasciamo già con questi archetipi, però secondo lui sono un frutto biologico, non è che sono qualcosa che viene dal cielo. Sembra che vengano dal cielo, perché sono precedenti alla nostra individualità, però hanno un'origine naturale, biologica, d'accordo? Per cui non è che Jung personalmente sia un esoterista, è semplicemente lui cerca di spiegare, ma con questi strumenti, l'esoterismo, non so se avete capito. Poi lui pensa che effettivamente ci sono delle strane coincidenze, e qui lui effettivamente sembra andare oltre il materialismo, perché come può essere che c'è questa coincidenza? Cioè, io non so, sogno un insetto e poi appare, no, alla finestra, quindi vuol dire che in qualche maniera io ho realmente una capacità, come si dice, di premonizione, no? E quindi questo sarebbe a favore di un'ipotesi spiritualistica, e qui effettivamente Jung è un po' ambiguo, hai ragione. Tuttavia, possiamo rovesciare la frittata: io sogno un insetto, questo appare, è una pura coincidenza, come avete detto voi, ma su di me fa un effetto sconvolgente, io comincio a farmi dei ragionamenti del tutto ingiustificati, do valore a queste coincidenze. Allora diciamo che le coincidenze sono coincidenze, ma noi gli diamo un grandissimo valore perché siamo abitati da un inconscio collettivo, per cui queste strane coincidenze, noi subito associamo a queste coincidenze un significato spirituale o religioso, come i déjà vu, i famosi déjà vu, no? Mi sembra di essere già stato qua e non sono mai stato. Allora sicuramente ci sono stato in una vita precedente. In realtà è un fenomeno del cervello, o un fenomeno dovuto a una pura coincidenza, d'accordo? Ma perché noi subito, appena abbiamo un déjà vu, pensiamo di aver avuto una vita precedente? Perché c'è una parte di noi che ha bisogno di credere a questo. Ha bisogno di credere nella sincronicità. Quindi Jung è ambiguo perché non dà la risposta, cioè non dice c'è stata una vita precedente, c'è una vera sincronicità o è un'impressione che noi abbiamo. Lui studia gli effetti sulla psiche di questo tipo di fenomeni, non si pronuncia né a favore né contro, critica Freud perché Freud ha una premessa materialistica che dà per scontata. Jung è come se sospendesse il giudizio, dice: non sono il filosofo, non faccio filosofia e mi limito a constatare che nella psiche ci sono queste dinamiche. Spesso i filosofi, ispirandosi a Jung, traggono conclusioni di tipo spiritualistico, per esempio, no? Ma Jung stesso si sarebbe giustificato dicendo: io faccio solo psicologia, vi dico come questo tipo di fenomeni sia così incisivo per noi, come ci condizioni, senza come dire, questionare se realmente i fenomeni sincronici siano reali o se siano un'impressione che noi abbiamo tratta da coincidenza, capito? Lo sospende il giudizio, però constata che ci colpiscono e che molti di noi possono, come quello che vi ho fatto l'esempio io, no, di Sant'Ostino di Livenza, possono citare, ci ricordiamo di questi fenomeni, perché se succede, voi ve lo ricordate, se voi sentite la radio Sant'Ostino di Livenza e sul cartello c'è scritto Padova, e ovviamente questa cosa non vi colpisce, ma se appare la stessa parola che voi appena avete sentito la radio, questa cosa vi colpisce, ma sembra proprio che ci sia un disegno, no, che mi riguarda, e quindi questa cosa ve la ricordate. Perché il cervello si sofferma su questo tipo di coincidenze? Che significato dà? E perché tendiamo a dare sempre un valore spirituale a queste strane coincidenze? Pensate alle superstizioni, come sono diffuse e nutrono le ossessioni, no? Se io non faccio questo oggi, tipo a Natale, devo fare questo entro il giorno tale, perché se non faccio l'albero entro quel giorno, Dio mio, no, bisogna farlo prima, guai se non succede, faccio questo. Perché siamo così fissati certe volte? La sessualità
può spiegare queste strane esigenze che abbiamo di ordine anche, no, tra fenomeni esterni e interni? Forse no, forse abbiamo delle esigenze di ordine, diciamo così, che Nietzsche chiamerebbe apolline, che rimontano a qualche tipo di istanza psichica che non è solo riducibile alla sessualità. Comunque, scusate.